Sono con il commentatore Peter York. Qual è l'atmosfera per le strade di Londra di fronte a questo grande evento? Le strade esultano, sono piene, assolutamente piene di stranieri. Praticamente non ci sono inglesi qui. Gli inglesi sono scontrosi, a loro non piace ammettere che pensano che ciò sia del tutto emozionante. A loro piace dirsi l'un l'altro: me ne vado in Uzbekistan, dappertutto, ma via. Gli americani invece amano ciò, è come un'invasione Disney, e i cinesi lo amano perché è tutto così differente da casa loro. Questo evento ha attirato un'enorme attenzione dei media e dei turisti, ma cosa direbbe agli scettici, a quelli che mettono persino in discussione l'esistenza stessa della monarchia? Direi di continuare a scetticare, perché è perfettamente valido farlo se questo verbo esiste, ma nel frattempo ciò che personalmente trovo affascinante non è l'evento in se stesso, anche se un po' lo è, ma è il villaggio mediatico. Dietro c'è più tecnologia che nell'intera Hollywood, più furgoni, più trucchi, più cose per fare immagini dall'alto. C'è un'industria straordinaria ed è bello. Ci stiamo tutti godendo questo. Questo evento che cosa ci dice dell'Inghilterra di oggi? Non dice molto, effettivamente. Dice che alla base la Gran Bretagna è una democrazia moderna, una monarchia costituzionale, proprio come l'Olanda o le monarchie scandinave. In realtà è la stessa cosa. Ma noi abbiamo la nostra monarchia, l'estetica della nostra monarchia è differente, lo stile è molto diverso. Alla gente piace così e pensano: se hai una monarchia, perché non ostentare? Ed è questo che vengono a vedere. E questo è quello che vengono a vedere, invece dei monarchi olandesi in bicicletta. Tutto lo sfarzo e il glamour dell'evento nella nostra diretta e nei servizi su Euronews per tutto il giorno. Lisa Peterson, Euronews, London.